thank you Buon lunedì amici e amiche del Titolo TV. Pioggia sulla città di Bologna. Tempo uh -huh. alquanto mesto. Ultima puntata della rubrica Teledico TV. Meno male che abbiamo questo bel sorriso di Enrica Leone. A meno, se non altro, uno spiraglio di sole. Lo vediamo oggi. Anche se l'ultima puntata della rubrica stagionale, no? Sì, buon, buon inizio di settimana a tutti. In realtà è un sorriso mesto. mesto. L'ho eh, già anticipato, ci, non, non solo per la puntata, l'ultima puntata, però in realtà eh, ci tengo proprio brevemente, prima di cominciare, a esprimere il mio e il nostro vicinanza per quanto è accaduto eh, ieri a Alle vittime eh, tra l'altro una, una famiglia intera, è soprattutto sono un bambino, sono miei concittadini, quindi mm. eh, ancora di più. Eh, noi faremo ovviamente il nostro lavoro come eh, lo fanno tutti quanti, eh, però lo faremo ovviamente con eh, un pizzico di eh, mestità in più che eh, insomma, ci, ci vuole. Eh, soprattutto dopo una tragedia di, di questa immane portata tra l'altro io mi auguro che si arrivi presto assurdità. mi auguro eh, francamente che si arrivi presto alla, alla verità non perché comunque ci siano coinvolti anche i bambini in mezzo ma perché certe cose quando uno va in vacanza non dovrebbero succedere quindi a maggior ragione sì, che fa... ho letto che erano, erano arrivati anche dei fondi per la ristrutturazione quindi è no, già che arrivi... stata ristrutturata, quindi eh. insomma, maggior ragione speriamo che la verità esca fuori il prima possibile, come insomma, credo che succederà, perché insomma, sono cose che poi eh, se del marcio c'è dietro eh, salta fuori molto velocemente. Detto questo, che era un preambolo doveroso. Eh, noi insomma con la nostra ultima puntata di stagione lo sappiamo, noi lo sapete voi pubblico, noi eh, seguiamo eh, il, le, la stagione televisiva, ormai sta, sta volgendo al termine. Eh, Quest'anno abbiamo avuto paradossalmente forse eh, più repliche, più programmi andati in onda in replica d'inverno de, de, che d'estate. Ammetto che. Eh, insomma, un po' di fatica nel lavorare quest'anno c'è stata, vuoi per eh, una prima parte dell'anno, anzi fino a qualche mese fa, dove alcuni emittenti televisivi avevano avuto davvero eh, poca fantasia e mi hanno praticamente, sì. eh, non mi hanno dato <ride> qualcosa di cui parlare. Um, però, insomma, beh, però posso spezzare una lancia a tuo favore? Sei stata talmente tanto sì. brava che comunque la stagione nostra, almeno l'abbiamo portata in porto fino a oggi. Ah beh, sì, Tra grazie. te, Francesco e Fabio, io non so che come, eh, fare, come ringraziarti eh, ringraziarvi ancora perché siete fenomenali dietro le quinte. Cioè siete, siete peggio di me, <ride> e ci vuole perché quando pensi. Di che cosa parliamo questa settimana? Il dietro le quinte, i nostri telespettatori. che Salutiamo anche i nostri telespettatori di, di Rete 8, perché questa è una novità da questo, questa stagione in corso. Insomma, alla fine, e, cioè, vi siete sempre trovati il tema eh, Facendo i salti mortali. Insomma. Questa è anche la vostra bravura. Beh, sì, sicuramente, sì, sicuramente chi ha fatto più fatica quest'anno è stato il nostro. Il nostro Francesco i cinema sono stati chiusi fino a qualche mese fa, quindi è stato tutto molto difficile, però, eh, insomma, ce l'abbiamo fatta. E noi per chiudere questa settimana ehm, iniziamo parlando di eh, un, un programma di intrattenimento che sta in onda il venerdì sera su Raione. Si chiama Top 10. Noi abbiamo visto la prima edizione di questo eh, programma l'anno scorso a giugno. Dove diciamo aveva riscosso un di discreto interesse da parte del pubblico, eh, stavamo uscendo lentamente e anche lì mestamente dalla prima ondata, dal primo grande e serio lockdown, eh, tutti un po' spaesati, e questo programma ci aveva fatto compagnia eh, nelle sere eh, della, eh, di giugno. Quest'anno la nuova stagione è cominciata molto prima, è cominciata ad aprile. Ehm, ha subito prima ancora di andare in onda un vero e proprio balletto di palinsesto perché lo si voleva il sabato sera, ma ehm, Rai 1 quest'anno ha fatto una scelta per me incomprensibile nei sabati sera eh, che dovevano scontrarsi con amici, amici che quest'anno è stato veramente. Fortissimo, ehm, picchi del 30% di share eh, di media, quindi insomma, abbiamo avuto delle serate fantastiche. Un'edizione davvero da ricordare. Eh, non ci si è nemmeno provato e si è deciso il sabato sera di mandare in onda, come dicevamo, delle repliche. Quindi, questa totale assenza della Rai sabato sera, ma proprio una mi ha davvero, davvero delusa. Assolutamente. il mm -hmm. top 10 è finito il venerdì sera. Eh, anche qui contro una controprogrammazione che è mutata nel tempo perché abbiamo avuto per eh, un po' di sere Felicissima sera eh, con Pio Amedeo, poi abbiamo avuto una controprogrammazione dell'Isola dei Famosi che non è assolutamente molto forte. Infatti, abbiamo visto delle vittorie dell'Isola dei Famosi su top 10, ma solo in share e per pochi punti, eh, mai spettatori vincere più o meno quasi sempre top 10. Uh, però mh, non è sicuramente uno dei programmi in ascolti più riusciti di Carlo Conti. Uh, di che cosa tratta Top 10? Abbiamo due squadre che, formate da VIP, con anche poi una serie di ospiti, super ospiti, venuto, per esempio Gianna Nannini, um, dove ci si sfida a stilare una classifica, varie classifiche. Uh, per esempio i dischi più venduti sparo ovviamente nel 1980 uh, gli abiti più usati nel, nel 1960 i dieci abiti più usati insomma delle classifiche sì, si uh, fa tutto fede, sulla propria, si fa fede tutto sulla propria conoscenza e memoria no? sì allora in realtà poi finisce molto a tarallucevino nel senso che sia sì, un programma di intrattenimento che eh, ti fa magari da casa pensare a come, se, se magari, ovviamente, insomma, se, se ti puoi ricordare, le spari anche un po' a caso, a dire la verità. Eh, allora, questo secondo me è un programma che eh, l'anno scorso, eh, come novità, eh, per un periodo storico in cui eravamo tutti un po' annebbiati, non capivamo. Eh, come sarebbe andata a finire l'estate, che cosa avremmo fatto, c'era comunque ancora molta paura, eh, c'era forse anche in realtà poca voglia di eh, uscire ancora. Eh, poteva andare bene e infatti, non ricordo se l'anno scorso ne abbiamo parlato meno, forse no, perché avevamo già chiuso la, la stagione, eh, però io l'avevo guardato con, con interesse. Eh, perché comunque era un qualcosa di un po' diverso rispetto al solito che noi vediamo su Raiuno di intrattenimento, però in realtà mh, non ha una vera e propria struttura, non ha delle fondamenta solide, questo programma. Per cui tolta la novità eh, diventa un qualcosa di cui vabbè, sì, però se c'è qualcosa di meglio, guardo altro. Eh, al eh, e quante volte l'abbiamo e... sentita questa frase qua, no? Esatto. Unito al fatto che eh, ovviamente eh, noi abbiamo assistito fino ai primi di maggio, più o meno, fino a fine aprile, a una platea televisiva veramente numerosa, ma veramente numerosa. Eh, avevamo dei numeri. Io ho stilato a volte delle top ten dove eh, l'ultimo della classifica eh, superava i 4, mila, i 4 milioni di spettatori. Quindi significa che prima c'erano numeri molto alti e anche percentuali di molto alte. Dopodiché, eh, con ovviamente l'allentamento la, la, delle misure, la possibilità di uscire a scena anche sebbene con il coprifuoco. Um, ci ha fatto perdere molta platea televisiva. Più di un milione di spettatori sono, sono, non, so, non si sono volatilizzati, hanno semplicemente deciso che forse era il caso di uscire, e ci sta assolutamente. Um, quindi è chiaro che eh, questo sicuramente ha influito molto. Paradossalmente è andata meglio l'anno scorso, quando eravamo già a giugno. Uh, se noi rapidamente, poi magari uh, torniamo in studio, però se guardiamo gli ascolti, sono degli ascolti che per un programma di, di Rai 1 condotto da Carlo Conti sono un po' bassini. Vero è, vero è che uh, guarda addirittura la puntata andata in onda il 21 di maggio, quanto poco ha fatto di spettatori, ma nonostante questo uh, ha comunque vinto sull'isola dei famosi... Per Spettatori e anche per share, infatti, questa è stata l'unica puntata in cui, seppur Bassi, si è vinto sia in share che in spettatori, dopodiché le altre puntate sono state vinte solo in spettatori, ma noi sappiamo bene che lo, i pubblicitari, ciò che guardano lo share purtroppo, giusto o sbagliato che sia, eh, non sai, io non sono d'accordo con questo metro di valutazione, però eh, è così e dobbiamo prenderne, dobbiamo prenderne atto e non possiamo fare nulla. Eh, sicuramente credo che questo, se noi eh, vogliamo collocare, sarebbe bello fare una prova, possiamo pure tornare in studio che tanto i numeri oggi li guardiamo e non li guardiamo. Eh, se eh, chiaramente eh, sarebbe bello fare una prova e vedere questo programma combattere... Eh, in, in piena stagione televisiva quindi in inverno vedere che cosa succede ma io lo ritengo più un programma estivo un programma da mandare in onda in piena estate quando non ci sono grandissime pretese quando comunque qualcuno davanti alla tv ci sta eh, perché ci, ci può stare assolutamente magari in settimana ehm in modo tale da dare al pubblico qualcosa di nuovo anche d'estate, perché non è giusto avere sempre soltanto delle repliche estive, oppure eh, avere eh, quelle telefilm eh, americani che andiamo in onda in prima visione, ma solo d'estate perché sappiamo che non fanno tanti ascolti. Non è giusto. Io credo che sia giusto dare dei programmi di intrattenimento in, che non siano in replica anche d'estate. E io credo che Top 10 potrebbe essere effettivamente. La, ehm, diciamo il, il giusto compromesso perché? Perché è comunque un programma easy, eh, un programma senza troppe pretese. Eh, ripeto, sarebbe interessante vedere come se la caverebbe d'inverno, ma non credo che avremmo risultati differenti. Eh, perché, comunque, ripeto, non ha al suo interno, non ha sua, alla base una struttura così forte. Da calappiare il telespettatore, tolta la novità, tolte le prime puntate, diventa tutto molto ripetitivo, forse anche noioso, e di conseguenza, come ti dicevo, si sì è carino, ma preferisco guardare altro. Si sì è carino ma preferisco uscire. Vero che noi abbiamo avuto il coprifuoco, tu mi dirai. Beh, ormai i programmi iniziano tardi, abbiamo avuto un coprifuoco alle 10 per quale motivo. Abbiamo avuto questo calo di platea, ma perché comunque la gente una volta essere no, uscita c'è anche, di anche da dire che ormai la televisione non è più quella di 30 anni fa, dove c'erano 3, 4, 5 canali, adesso gran parte si assolutamente ormai va su, Tutta... su, su, su canali prettamente tematici che siano non vabbè, incomincia in a modo. dire dei nomi focus di Max. Eh, Motor Trend, per chi è amante dei motori, oppure Rai Documentari, cioè Rai Storia, insomma, Rai Cinema, sì, poi anche Mediaset, su, su Canale 20 ci sono tantissimi belli, Iris, è insomma, molto ormai è molto più frastagliato tutto. Quindi. Sì, ma in realtà, nonostante, è proprio un, un cambio di titolo. Di pubblico è un calo normale che si vede alla fine della stagione perché la gente inizia a uscire. A maggior ragione adesso, a maggior ragione adesso che siamo stati chiusi in casa per un anno quasi e, e la gente ha bisogno di uscire, vuole uscire. È chiaro, è vero, avevamo il coprifuoco alle 23, adesso si è spostato alle 24. Ma è chiaro che una persona che poi torna a casa dopo una cena fuori alle 23, magari anche alle 23 e 30 perché comunque è possibile è stato specificato che era possibile lasciare il ristorante alle 23 alle 22 meno male per perché a... io ieri ero in piazza maggiore con i miei grandissimi amici <ride> e quindi Ma dovevo calcolare il tempo di farmela tutta a piedi fino in casa perché mi hanno detto devi muoverti a meno mezz'ora al giorno posso assicurare a chi me l'ha consigliata sta cosa qua che mi sono fatto già sei ore di camminata quindi sto bene anche per la prossima settimana. Okay, Però no, per dirti sì, chiaro, sono tematiche. È chiaro che la gente non va a casa ad accendere la televisione, questo era il concetto, una volta passata la serata fuori. E quindi diciamo che non è andata, eh, insomma, lo vedo più appunto come un programma da mettere estivo. Poi è chiaro che bisogna vedere se, eh, insomma, la conduzione comunque è uno dei, è uno dei conduttori di punta, direi uno, quindi bisogna vedere se ha. Ha voglia di eh, metterci la faccia d'estate? Questo poi insomma, sarà da vedere, però insomma, io lo, lo, lo collocherei d'estate per dare, dare qualcosa di nuovo, di, di, di prima visione anche d'estate senza troppe pretese. Adesso però, voltiamo pagina e sono ancora peggiori le dolenti note. Noi, eh, qualche aia. mese fa, non abbiamo fatto in tempo. <ride> ho visto, a ho visto la regia programma. quando ha cam cambiato la schermata, ecco perché ho detto aia, poi, eh. ecco. mm. eh, Noi, non abbiamo fatto in tempo a parlare. O meglio, io avevo preparato una puntata su questo programma che si chiama Game of Games, ma poi, eh, due giorni prima del nostro andare in onda, la RAI ha pensato giustamente di sospenderlo. E quindi ho detto, vabbè, eh, sapendo che era una sospensione temporanea perché poi avrebbero trovato una giusta collocazione e la giusta collocazione mi chiedo quale sia, ehm, ho detto, vabbè, lo lasciamo lì e vediamo se riusciamo a parlarne prima della fine della stagione bene, altrimenti ce ne faremo una ragione. E eh, è, è arrivato il momento perché? Perché Game of Games dopo qualche puntata, forse 3, 4, 5 andate in onda. Nella, insomma qualche mese fa eh, torna, torna da domani sera da martedì sera se non erro su Rai 2 eh, allora noi non abbiamo la grafica degli ascolti di Game of Games dell'ultimo insomma della, della, della parte 1 perché erano veramente eh, pietosi Insomma, parliamo del 2-3% su Rai 2 in prima serata un po' insomma. pochino dai Ecco, che cos'è Game of Games? Me lo chiedo anch'io che cosa sia. <ride> Nel senso che è un... Um, innanzitutto è stato registrato qualche tempo fa in Portogallo. Con la... Uh, in Portogallo, ma uh, giocatori VIP italiani, conduttrice Super Simo, quindi Simona Ventura... Che cos'è? È un gioco che si fa a squadre, ehm, ci sono una serie di eh, tappe da superare, ogni concorrente eh, sceglie il VIP che lo affiancherà e ci si scontra a coppie, quindi le coppie sono formate ciascuna da un concorrente più un VIP e si tratta di superare una serie di prove, non so, c'era la prova... Ora, io non voglio fare blasfemia, non voglio paragonarlo a giochi senza frontiere, però, perché non lo è assolutamente. Eh, però diciamo che la tipologia di alcuni giochi lo potrebbe ricordare, per esempio, abbiamo una scalinata in pendenza piena di, di olio e sapone che deve essere scalata per raggiungere la vetta e poi un po' come una scalinata ah. su Rai 2 di, di, del programma. Mh... No, molto peggio, Ai. molto peggio di te. Eh, oppure, non lo so, c'è cioè il gioco della... Eh, diciamo che eh, ogni gioco pre presuppone eh, una, un gioco di resistenza al termine del quale chi riesce a resistere deve rispondere a delle domande. Eh, mh, allora, in realtà eh, io l'ho cioè, visto come forse la cosa più brutta che, di, di quest'anno. Eh, fatta molto male, con dei tagli pessimi, zero ritmo, eh, giochi che molto spesso sono assolutamente noiosi, irrilevanti, stupidi, eh, anche lì la prima puntata può restare curiosità, alla seconda sei già stufo, alla seconda dici no, per carità, chi me lo fa fare? Eh, io a volte mi chiedo veramente dove vanno a pescare queste cose. Allora Comunque, faccio l'avvocato ma... del diavolo, dai. Sì. Cosa salveresti di questo programma? Niente. No, niente? Simona Ventura per la sua professionalità, per la sua... Eh, comunque, insomma, Simona è, è già il fatto comunque di avere lei alla conduzione, salvi lei, ma... Eh, perché si salva ovunque, perché è Simona Ventura, ma io di questo programma non salvo nulla, non c'è niente da salvare di questo programma. E infatti era stato sospeso e io non, vi, io non troverò... cioè è stato messo adesso adesso io faccio la cattiva io, sicuramente è stato messo adesso perché comunque è stato, è stato registrato cioè va smaltito e sicuramente fa meno scalpore un 2% o un 1% adesso che in pieno anno in, accademico televisivo In piena stagione quindi giusto. fa meno rumore però non andremo di più cioè, nel non credi che magari ambas... lo stanno riproponendo e hanno aggiustato un po' il tiro? Magari no, no, hanno portato delle correzioni? No, no, sono, no, sono, sono è, è tutti già stato registrate stato da un bel perché... poche. No, no, co no, la cosa di registrare in Portogallo è un po' la cosa che registrare in di Portogallo di è un po' anche come quando fece eh, la Jerry scotti con il milionario, no? In Romania, eh, dove era? Sì, è una questione di, di produzione. Probabilmente, sì. Eh, ma ti dico che è stato registrato prima ancora che Simona Ventura risultasse positiva al covid e Simona Ventura è risultata positiva al covid a, a marzo eh, insomma durante il festival quindi è stato registrato tempo fa quindi non c'è niente da cambiare non c'è niente da aggiustare il tiro se qualcuno qualche anima pia se lo vuole vedere eh, io sinceramente non ve lo consiglio ecco <ride> perché lo boccio su tutta la linea So Beh. che abbiamo pochi minuti. Ora, sì, poi io poi devo fare un, un lancio molto particolare oggi, però vai con la sì, con sì. conclusione. Eh, passiamo alla top 10, questa settimana la ritroviamo, eh, vediamo i programmi più visti della settimana. Eh, vabbè, abbiamo Atalanta Juventus che domina, ma il calcio fa questo. Ed è singolare, se noi vediamo questa classifica, vediamo che il primo posto... Il sesto posto e il decimo posto sono uh, occupati dal mercoledì sera. Nel senso che tutti e tre i primi programmi del mercoledì sera sono finiti in top ten. Il mercoledì da qualche settimana a questa parte ha cambiato veramente veste. Da che era, il, diciamo, il, la giornata meno interessante, è diventata la giornata in cui. Uh, Abbiamo degli ascolti molto alti, complice chi l'ha visto che sta facendo davvero tanto, soprattutto sul caso di Denis Pipitone, ehm, complice buongiorno mamma che sta andando veramente bene e veramente cambia ha cambiato faccia. Poi velocemente il resto lo guarderete nel nostro articolo, complimenti ai Maleskin, l'Eurovision ha portato il 25% di share a Raiuno sabato sera, eh, aperto e chiuso parentesi, volevo, solo questo per ricordare: prima abbiamo parlato di top 10. L'ultima puntata non andrà in onda venerdì, ma andrà in onda sabato prossimo, perché venerdì c'è la nazionale. Quindi appuntatevelo se volete, l'ultima puntata di top, di top 10 per, di Carlo Conti. Il resto lo vedrete nel nostro articolo, eh, che ci racconta un po' meglio gli ascolti della settimana e che analizza anche i daytime. Della RAI e di Mediaset giusto perché poi tra l'altro noi abbiamo una visione a 360 gradi senza, senza puntare il dito contro qualcuno in particolare oppure eh, favoreggiandolo. Allora io. In, poi passo ai saluti perché poi dopo ti saluto ben volentieri e con molto piacere. Allora, saluto, voglio lanciare, mezzo, ma ce la possiamo fare. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Quanto abbiamo? Sì, okay. eh, sì velocissimamente. velocissimamente. Voglio lanciare una, un mio, una mia eh, proposta televisiva. Qual è eh, più che una proposta, è un, un consiglio televisivo perché da stasera su Rai 1, e per mh, sei settimane andrà in onda. Eh, la prima donna che, cos'è la prima donna che? È? Sono 30 affascinanti ritratti di donne pioniere raccontate dalla voce di altrettanti grandi testimonial. Eh, è una produzione RAI Documentari, potete trovare direttamente l'articolo sul titolo.it, ovviamente come non pubblicarlo, giusto per citare qualche nome, eh, ci saranno personaggi come Margherita Hack, che tutti sappiamo chi, so, chi è. La grande donna dirige un osservatorio, osservatorio Luisa Spagnola, Spagnoli, scusa, prima imprenditrice del Made in Italy, Lina Merlin, prima donna eletta al Senato, Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota di Formula 1, e ancora Francesca Sedio, prima attivista contro la mafia, Bianca Maria Piccinino, prima a condurre un telegiornale in Italia. Angela Giussani prima di aver fondato una casa editrice per fumetti e tante 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 altre 30 racconti dal lunedì programma. al venerdì io ve È lo un consiglio programma? assolutamente sì va in onda alle 16.40 eh, subito dopo il paradiso delle signore eh, parte oggi e eh, sono tre minuti al giorno sono proprio delle pillole tre sì. minuti tra il paradiso delle signore e il tg delle, delle 5 quindi alle 16.40 eh, ogni giorno da lunedì al venerdì per 30 giorni. Bene, in più eh, dopo di noi ci sarà la puntata con l'avvocato in famiglia. Questa sera avremo in coordinamento e collaborazione con l'associazione Silab un altro incontro abbastanza culturale. Poi domani, ovviamente, questa puntata sarà mandata domani su, in replica su Rete 8, canale eh, Rete 8, BGA, canale 86 di digitale terrestre. Anche streaming avremo anche. La casa in diretta, domani sera mi vedrà coinvolto con, la mia, con una delle altre mie compagne d'avventure come Enrica eh, in condominio Love. Quindi sarò insieme a Maurizio Cocchi e intervisteremo il nostro ospite d'eccezione, il grande Andy Luotto. La tematica ce la stiamo studiando, quindi colgo l'occasione per ringraziarti veramente tanto, Enrica, sei stata bravissima professionalmente eccelsa perché sappiamo quello che è il tuo lavoro nella ricerca nell'analizzare nel, nel, nel i dati nell'aver pazienza anche quando escono <ride> quindi insomma alla fine ce l'abbiamo fatta anche quest'anno a portare in porto la nostra stagione ti auguro buone ferie anche se so che poi dietro le quinte lavoreremo continueremo a lavorare però almeno buone ferie televisivamente e diamoci appuntamento all'inizio della prossima stagione, che sarà intorno a settembre-ottobre. Grazie ancora, veramente sì. di tutto, di cuore. Grazie mille a te, grazie mille alla redazione, grazie mille ai colleghi. È stato un anno lungo, complesso, difficile, eh, ma l'abbiamo portato a casa. Grazie mille soprattutto ai telespettatori, perché senza di loro non ci sarebbe questo programma. Ovviamente. Buona estate a tutti. Grazie, grazie ancora.